Saverio, da venerdì scorso ormai siete sempre operativi. In quale territori state operando? Lui, il nostro referente, ci ha dato la destinazione di Cantiano, siamo arrivati lì da venerdì sera e abbiamo iniziato sabato mattina presto con il Bob, con l'escavatore con la terna a liberare il centro storico, la piazza. C'era un ammassamento di macchine una sull'altra, piano piano ho portato via le macchine, le persone, le famiglie, soprattutto i negozi al centro hanno buttato fuori tutto il materiale che era andato in malora. Piano piano abbiamo fatto delle mucchie perché sul subito non ci sono stati i camion dove caricarla, poi piano piano abbiamo fatto ancora delle mucche più grosse, sono arrivate ditte specializzate a portare via il tutto, quindi è rimasto molto fango. Nei giorni scorsi poi anche con l'idropolitrice abbiamo dato una mano finché ci ha chiesto la Regione Marche di contribuire portando a loro dei pasti. In questo momento, come vedete alle mie spalle, stanno preparando il pranzo e la cena che portiamo appunto a Cantiano. Chi volesse dare il proprio contributo in questo momento come può fare? Dunque, molte sono state le persone e le associazioni che hanno donato, ad esempio la Proloco ha donato degli stivali, ha donato dei tiracqua, ha donato delle palle che noi ci adoperiamo per portargli, ha fatto un buono presso la Cona di Via Togliatti di 400 euro, altre buoni spesa, le card sono stati, ci sono stati consegnati, il Rotary stesso ci ha telefonato dicendo che lo spazio Conad troverà in pratica, ci farà trovare non del materiale, perché inizialmente le famiglie ci hanno chiesto e ci portavano qui dell'olio, ad esempio la famiglia Sassi ci ha portato dell'olio, della pasta, però quello che ci serve è carne, è difficile la carne programmare in pratica quando te la portano. Invece in questo caso ultimamente, proprio da ieri, hanno iniziato ad acquistare presso i supermercati delle carte per la spesa, ce le portano e con quelle in pratica andiamo direttamente nel supermercato dove ci lasciano la spesa e acquistiamo quello che ci serve per la giornata. E un cittadino singolarmente può armarsi di pala e recarsi direttamente sul posto aiutando le famiglie? Allora, questo è un po' che non è difficile, ci sono due aspetti, il volontariato organizzato che per poter agire con noi o con qualsiasi altra associazione ha bisogno di un corso per la sicurezza in pratica, perché se si fa male sono problemi. L'altro aspetto è il cittadino che va direttamente a Cantiano, a Senigallia o a Pergola e si presenta alla famiglia che ha bisogno di togliere il fango dentro casa, va munito di stivali, pala e guanti e si mette a disposizione della famiglia come un qualsiasi cittadino, e lì veramente c'è da fare tanto. Questo è un aspetto, sono due gli aspetti, il volontariato organizzato e il volontariato spontaneo che direttamente va sul posto e dà una mano alla famiglia perché veramente ce n'è bisogno.